Grazie Marco, noi ci troviamo proprio qui nei corridoi del primo studio, dello studio numero 1 di Ultima TV e andiamo subito a curiosare tra le prove, appunto andiamo a vedere cosa stanno facendo. Stasera andrà in onda alle 21 il concerto di Capodanno e domani in replica alle 14 e alle 20. Ma andiamo subito a chiedere al maestro, al direttore d'orchestra Alfio Musumeci del Etna Ensemble quali saranno appunto i pezzi che stasera potrete ascoltare. Maestro, su cosa punterete stasera il vostro concerto? Faremo sentire dei brani natalizi per lo più e colonne sonore. Inizieremo con l'Inno alla Gioia di Beethoven e poi faremo delle colonne sonore e andremo da Cena volte queste di Ennio Morricone alla Vita è bella di Nicola Piovani, così per diciamo riproporre queste colonne sonore diciamo che si conoscono, quindi molto orecchiabili. E ci sarà anche la tastiera con la messa meravigliosa di Peppa Laddi e Anna Russo e proporranno anche dei canti loro con tastiera e voce. Grazie al maestro d'orchestra e se il cameraman mi segue appunto io andrei a chiedere le emozioni di questo momento. Stasera tutto pronto? Si sente emozionata? Sì, non è la prima volta però in televisione è la prima volta. Avete provato tanto? Assai, troppo. È tutto pronto quindi, ma non manca chiaramente il reparto tecnico, chi cameraman, tecnici, chi chiaramente supporta tutto questo con grande professionalità. Noi subito ci avviciniamo al nostro Alfio Torrisi. Alfio, è tutto pronto per queste prove? Manca poco? Manca pochissimo, sicuramente sarà una bella esperienza. In bocca all'uno e in bocca al lupo e buon anno a tutti. E noi ringraziamo anche Alfio Torrisi. Allora ci siamo, Marco, ti restituisco la linea. Stasera alle 21, tutti sintonizzati su Ultima TV per il concerto di Capodanno presentato da Flaminia Belfiore. Con lei ci saranno tutti i volti noti dell'intrattenimento di Ultima TV per augurare a tutti voi un buon anno. A te la linea, Marco.